Bella ragazzi, io sono Maci e siamo qui per un nuovo episodio di riepilogo e recensione di Secret Wars. Questo è il numero 7 e questa è la copertina in cui vediamo un Dottor Destino completamente cerchiato da tanti supereroi passati, futuri, di tutte le dimensioni alternative che ci danno già la sensazione giusta per cosa succederà in questo numero. Quindi andiamo subito a leggere insieme Secret Wars numero 7. Non vi sto a leggere il preludio di Marco Rizzo perché ormai sapete a memoria quello che è successo, non lo sto a ripetere. E quindi partiamo direttamente. Secret Wars numero 7 parte con l'immagine del profeta, quella figura misteriosa, enigmatica, che apparentemente aveva dei legami con Reed Richards dell'universo Ultimate. E vediamo appunto il profeta che dice alla folla di ribellarsi a Destino, che Destino non è il dio che dice di essere, e tutto questo non è normale, non è giusto. Veramente il profeta riesce effettivamente nel suo intento di radunare un vero e proprio esercito, un esercito di ribelli contro Destino. Ma la vera sorpresa succede nella pagina subito dopo, in cui vediamo finalmente chi è il profeta, ed è niente po' di meno che Maximus, che effettivamente non lo avevamo più visto da un po', quindi poteva esserci un po' il sentore che potesse essere lui. Quindi un altro membro della Cabala che usa i suoi poteri e la sua influenza per generare questa armata di ribelli, quindi si smaschera dicendo: sono io, idioti, Maximus, mi avete seguito fino qui verso un destino certo. Quindi vabbè, ovviamente Maximus è abbastanza folle, quindi non sembra fregargliene nulla di poter morire o roba così. E vediamo che ai piedi di Yggdrasil comincia proprio le prime schermaglie, comincia il primo accenno di guerra contro Destino. Quindi cambio di scena, entriamo nel castello di Destino, nelle stanze di Destino, dove c'è Destino, su Storm, Valeria e Cigno Nero. Cigno Nero dice: gli eserciti si stanno radunando, sta per scoppiare la guerra, volete che vado anch'io a combattere in prima linea? Destino decide di no, dice che questa situazione non è una solita ribellione, diciamo di poco conto, questa è una cosa importante. Destino dice: ok, convocate i Thor. Torniamo nel campo di battaglia. Vediamo Maximus che continua, diciamo, a dire le sue cose alla folla: combattete finché avete vita, credete in me, sono il vero profeta di questi ultimi giorni. Mentre continua a far frugliare, la regina dei goblin con i suoi goblin lo sconfiggono direttamente sul posto, facendo veramente una brutta fine. Sempre lì sul posto c'è Sinistro con Capitan Marvel. Già si era già un po' capito nello scorso numero, qui finalmente Sinistro e Capitan Marvel mettono in atto il tradimento. Qui si vede Capitan Marvel che tira un calcione che fa a momenti stacca la testa alla regina dei goblin, che dice: tu hai sempre avuto il cuore di un traditore, Sinistro, ma perché tradirci ora? Sinistro dice: andiamo baronessa, io non ho affatto un cuore. E sul perché ti ho attaccata, il tradimento rientra nella tattica della cara Capitan Marvel. Io ho motivazioni di gran lunga migliori. Ad esempio che non sopporto quello squallido costume che indossi. Quindi c'è il po' Sinistro che proprio non gliene frega niente di niente. Viene colpito in pieno da un'esplosione e perde la testa sul colpo per la seconda volta in Secret Wars. La testa di Sinistro viene presentata da Apocalisse, che dice: il campo di battaglia è un luogo di vera prova. È bello di essere di nuovo qui per esaltare i forti e schiacciare i deboli. Quindi vediamo Apocalisse, uno degli altri baroni di Destino, che cattura Sinistro, diciamo. Cambio di scena, si torna a Doomguard, alla cittadella dei Thor, però nella grande sala c'è un gran scompiglio perché i Thor sembrano essere intenti a guerrigliare tra di loro. Quindi c'è proprio una vera e propria guerra civile tra i Thor di due fazioni. C'è chi crede a Jane Foster, Thor, la nostra Thor, che dice appunto Destino, che riesce a convincere alcuni dei Thor che Destino non è Dio, mentre ci sono gli altri che invece credono che Destino sia Dio, e quindi scoppia una vera e propria guerra nella grande sala. Alla fine Jane Foster decide di
prendere in mano la situazione, diventa, diciamo, comandante di una bella schiera di Thor e decide di lasciare la grande sala e di andare direttamente nel campo di battaglia. Dopo un bel discorso un po' da Aragorn, un discorso molto motivante, decide con i suoi Thor di andare in battaglia, molto, molto epico, devo dire. Valeria si accorge subito che i Thor si stanno comportando in modo strano e che anzi stanno attaccando il castello, e Su dice: ma perché farebbero mai una cosa simile a Victor? E Victor, sempre col suo modo di fare da sinistro calcolatore, dice: sono stato tradito di nuovo, quindi sicuramente un destino che sta per incazzarsi come non mai. Nel campo di battaglia vediamo Apocalisse che spiaccica la testa di Sinistro e fondamentalmente dice: se uno come me, se io Apocalisse devo sottostare a destino, sicuramente uno come te non può ribellarsi. Arriva una gigantesca aeronave con sopra Hulk Maestro che dice: distruttori di mondi, via! E vediamo una schiera di Hulk saltano giù dall'aereo ed entrano in battaglia, quindi tutti questi Hulk che vengono da una zona del Battleworld che si chiama Verde Nord, se non sbaglio, ed è una zona di Battleworld popolata solo da uomini verdi come Hulk, quindi ovviamente tutti potentissimi. Entrano in scena anche loro, quindi anche loro ribelli contro destino a questo punto. Cambio di scena, progetto 42. Abbiamo i due Reed che si confrontano. Ultimate Reed Richards dice: osserva Richards, una dolce sinfonia, da me orchestrata alla perfezione. Maximus e il suo esercito hanno attaccato la fortezza di destino. Con una mano li distraiamo e con l'altra, Reed continua, infiltriamo una piccola squadra per rubare la cosa più preziosa rimasta nel multiverso. Sei sicuro di poterci guidare senza che ci vedano, Star-Lord? Assolutamente, forse, dice Star-Lord. Ci sono buone probabilità. Star-Lord diventa un po' l'arma segreta di Reed Richards per rubare qualcosa di veramente importante. Ultimate Reed Richards dice: hai saputo chi è il profeta, quello era il mio piano segreto, e ora che mi riveli i tuoi. Reed Richards dice: in realtà non sono affatto miei. Mi senti, Challa? Challa, che si trova in tutt'altro luogo, dice forte e chiaro. Diciamo che i due hanno uno scambio di battute in cui si augurano buona fortuna per il loro piano che devono mettere in azione. Vediamo che Challa insieme a Namor si trovano allo scudo. Namor però è all'oscuro dei piani tra Reed e Challa. Namor dice: non che mi fossi offerto volontario, Challa, dopotutto credevo che saremmo scesi in battaglia con l'arsenale segreto di Stephen Strange. Sinceramente non so nemmeno cosa ci facciamo qui. E un'altra cosa, questo appellativo di re dei morti che ribadisci fin dalla prima incursione è ambiguo e francamente non credi che sia un po' superato? E Challa dice: no, per niente. Fa scoppiare una parte dello scudo con delle bombe e Namor dice: ok, cosa c'è dall'altra parte di quel muro? E Challa dice: i morti. Vediamo appunto che Pantera Nera ha il potere di controllare questi morti. Dice: ascoltatemi, si dice che a chi attraversi un seggio coraggioso è concesso una nuova vita, una seconda possibilità. Con diciamo un discorso molto altisonante, Challa cerca di convincere questi zombie, questi mostri che ci sono dall'altra parte dello scudo, tra cui vediamo il Capitan Bretagna caduto a inizio di Secret Wars, anche trasformato in zombie. Alla fine li convince, anche Namor dice, lanciando il suo tridente, dice: allora, perché esitate vostri? Il vostro re attende una risposta. Poi dicono: gloria onore, gloria onore! E tutti gli zombie che dicono gloria onore! E finisce così Secret Wars numero 7, con questa bellissima scena tra Challa, i morti e Namor, che mi ha fatto impazzire. Finisce appunto così Secret Wars numero 7, diciamo è l'inizio della parte finale di Secret Wars, questo numero. Non ci sono così tanti colpi di scena come in altri numeri, è un po' più, diciamo, tranquillo, nonostante inizi già la guerra come numero, però è interessante perché ci sono delle cose particolari, nel senso, ci sono gli eserciti che finalmente prendono una posizione e si schierano. Quindi vediamo che Maximus ha radunato un certo numero di persone contro destino.
Abbiamo ovviamente i nostri eroi, abbiamo Reed Richards, la cabala che hanno tutti hanno eseguito i loro piani alla perfezione per cercare di fermare Destino. C'Challa comanda i morti insieme anche a Namor. Poi abbiamo Hulk maestro che comanda una schiera di Hulk, sono tutti contro Destino. Jane Foster che comanda una parte di Thor contro Destino, quindi finalmente abbiamo un'idea più precisa di quello che sta succedendo. Destino non ha ancora mosso un dito ovviamente in tutto questo, lui è semplicemente stato tradito dalla maggior parte delle persone su Butterworld e quindi si ritrova effettivamente accerchiato. Ora non sembra che Destino abbia paura in un certo senso di questa ribellione, forse perché si sente comunque troppo potente per loro, però il fatto di essere stato tradito e di non essere più considerato quello che lui desidera essere considerato, ovvero un dio, sicuramente è una cosa che non può sopportare. Detto questo è rimasto calmo e tranquillo nel suo castello per tutto il numero Destino. Vedremo cosa farà in futuro. Di cose veramente particolari in questo numero non ce ne sono, sinceramente. Non è successo niente di eclatante o di incredibilmente stupefacente, però almeno abbiamo l'idea di quello che sta succedendo, perché prima effettivamente c'era molto caos, non si capiva bene chi stava con Destino, chi non stava con Destino, quando è che si arrivava al punto, no? Cioè, si arriva veramente a una guerra oppure no? Finalmente ci siamo arrivati. Questo è l'inizio. Mi è piaciuto il numero, però come ho detto non è stato il numero più eclatante tra tutti. Quello scorso secondo me era di gran lunga con più colpi di scena, ecco. Qui c'è un po' di azione però, quindi a chi piace vedere un po' di gente che si mena, effettivamente qui c'è un po' di gente che si mena. C'è Apocalisse che fa insomma la sua porca figura. Abbiamo i Thor che si menano, è stato molto bella quella scena con Jane Foster che cerca di convincere una parte dei Thor a seguire lei contro Destino, quello mi è piaciuto. Ovviamente mi è piaciuto anche la rivelazione che il profeta è in realtà Maximus, anche se però fa una brutta fine anche lui. E poi alla fine abbiamo la scena finale con C'Challa che non solo ha un guanto dell'infinito in mano, che quindi porca vacca, cioè non è male, ma comanda anche un esercito di zombie. Questi zombie, questi mostri che sono al di là dello scudo, finalmente hanno un senso anche loro nella trama. C'Challa può contare sulla potenza di questi mostri, di questi zombie, e anche sull'aiuto di Namor ovviamente. Hanno anche gli artefatti del Dottor Strange, quindi loro sono pronti per lasciare un'impronta indelebile probabilmente sul destino di Secret Wars. Quindi a questo punto credo sia doveroso fare delle piccole delucidazioni su chi siano certi personaggi che vediamo qui che magari non sono stati presentati così bene durante Secret Wars. Allora, intanto bisogna dire che Maximus è il fratello di Freccia Nera, quindi il re degli inumani. Maximus si poteva intuire che fosse il profeta soprattutto dal fatto che Maximus ha effettivamente il potere di influenzare le menti altrui, quindi se c'era un candidato perfetto per quel ruolo lì era proprio Maximus. Ovviamente Maximus, essendo abbastanza svalvolato, non sempre riesce a usare questi poteri al massimo potenziale, ecco, diciamo così. Invece d'altro canto Pantera Nera era stato dotato di poteri nuovi sempre da Jonathan Hickman, però in una saga dei Fantastici 4, e appunto gli era stato dato l'appellativo di Re dei Morti. Qua finalmente vediamo che effettivamente C'Challa riesce non solo a vedere i fantasmi dei suoi predecessori sul trono del Wakanda, ma riesce anche a controllare effettivamente i defunti, quindi Pantera Nera con questa parte di lui più spirituale, più sciamanica, un po' diversa dal combattente agile che conosciamo, che mi piace molto. E qui lo vediamo in azione finalmente con
con tutta la schiera di zombie e mostri che ci sono oltre lo scudo. Questo era Secret Wars numero 7, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, iscrivetevi al video, commentate qui sotto cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no. Io sono Maci e ci vediamo presto per nuovissimi video. Ciao a tutti!